Buonasera a tutti, ben ritrovati dalle sale del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia dedicate all'antica città etrusca di Veio. E la seconda puntata, chi ha potuto assistere alla prima in diretta o in differita sa più o meno come funzionano le poche regole di queste dirette. Partirò da una breve introduzione ispirata ad alcune vostre domande e curiosità, più o meno spontanee e più o meno dirette, e proseguirò poi andando a commentare alcuni vostri commenti raccolti nell'arco di questa settimana, dall'ultima diretta ad oggi. Quindi molti di voi hanno potuto nel frattempo vedere la terza e la quarta puntata della serie. Ricordo a tutti che queste mie dirette non contengono spoiler se non quelli correlati alla leggenda o alla storicità della leggenda e quindi poco interferiscono con la fiction Romulus che, come avete potuto vedere, solo indirettamente si rifà al mito per costruire un racconto parallelo, ma su questo torneremo. Ciao Maria Elena, saluto qualcuno, insomma vedo Europa Antiqua, Ad Maiora Vertite, Sandra Mazza, e Alisea 91, Antonietta Patti, buonasera a voi, giusto per farvi vedere che sono in diretta e che vi vedo, e anche chi mi saluta dalla meravigliosa Forum Lidi. Allora, vi dicevo, voi potete cominciare già a fare domande, cercheremo di rispondere alle vostre curiosità, diciamo cercate di rimanere nei temi di cui stiamo trattando, la speranza appunto è che vi colleghiate o a quello che mi sentite dire o a quanto avete visto in Romulus nelle ultime due puntate o anche volendo nelle prime due. Allora, c'è un senso di disorientamento nel condividere il link per questa diretta sulla mia pagina Facebook. Ho ironicamente fatto riferimento alla frase di Morgan all'ultimo festival di Sanremo, dov'è Romulus? E molti se lo stanno chiedendo. Nell'ultima diretta, una domanda alla quale non ho avuto modo di rispondere, anche se nella premessa una parte di risposta c'era, di Daniele Natili, si interrogava a monte proprio sulla storicità di Romolo e quello che vi ho detto in tutta la lunga introduzione del lunghissimo video della volta scorsa era dedicata proprio a questo tema e a questo problema. E non ritorno quindi sui passi che vi ho letto, il video lo potete trovare su questo canale. Ho letto alcuni brani di Tito Livio, Dionigi di Alicarnasso e di Plutarco che mostrano quante versioni diverse vi siano state della leggenda di Romolo. Anche il suo nome è stato variato nel corso del tempo, Romos, Romo, oppure addirittura si è attribuito questo nome ad una donna, una schiava troiana, prigioniera dopo la guerra di Troia e via dicendo. Io ho anche letto alcune delle versioni più antiche, non ultima quella di Aristotele, che dava un quadro totalmente diverso da quello che siamo soliti conoscere. E questo, diciamo, conforta quanto gli storici conoscono da secoli riguardo il fatto che ci troviamo di fronte ad una leggenda stratificata e in buona parte costruita, quando tra il V e il IV secolo avanti Cristo e anche successivamente, perché poi con l'epoca di Augusto si ritorna sulle leggende, si cerca di recuperarne il carattere originario, ma lo si fa con strumenti che non sono quelli propri della filologia a cui noi siamo abituati. Il problema è che si tratta di eventi e di fatti, semmai realmente accaduti, troppo lontani dalla memoria e dal modo in cui siamo abituati a conoscere la storia e a trasmetterla oggi. Le memorie più antiche si trasmettevano oralmente in forma
poetica o annalistica come serie di eventi che era importante memorizzare anche per motivi legati alla sopravvivenza, cioè tener conto dell'andamento dei raccolti, dei fenomeni, dei prodigi, era importante per poi cercare di trovare soluzione nel caso si dovessero ripresentare. Quindi c'è un bel problema di fondo nelle nostre stesse fonti, che sono stratificate, contraddittorie e con una grande componente di invenzione, perché gli storici greci e anche quelli romani, laddove non potevano attingere a fonti dirette, completavano anche con una buona dose di fantasia pur di rendere il racconto credibile. La volta scorsa sono partito dall'introduzione di Tito Livio a Ab Urbe Condita, in questa versione economicissima della Burr, che è quella più facile da reperire, e vi avevo detto come liquidava all'inizio la sua opera Sterminata, dicendo come le fasi più antiche sono così velate dal mito e dalla leggenda che io ve le dico, però insomma prendetele come sono, nemmeno io ci credo. Dobbiamo alla critica storica e anche all'apporto dell'archeologia nuovi elementi per approcciarci alle fonti letterarie, con uno sguardo critico in grado di farci cogliere la realtà che può esserci dietro le fonti storiche. Quello che noi troviamo sui libri come sintesi delle fasi più antiche della storia di Roma, sui libri di scuola, non certo quelli di saggistica o universitari, non è altro che la ripresa delle fonti più popolari, quindi dello stesso Tito Livio. E quindi molti di noi sono abituati ad avere un'immagine monolitica, coerente in apparenza del racconto tradizionale. Tutte le varianti non ci appartengono e quindi non le riconosciamo o non le comprendiamo nel momento in cui ci vengono poste davanti. Oppure guardiamo a dei modelli, ne abbiamo parlato la volta scorsa, quindi non torno, come quello del Lazio virgiliano, che è quello dell'Eneide, quindi non è il Lazio di Romolo, semmai è di diversi secoli prima, che insomma non hanno nessuna corrispondenza con la realtà che conosciamo attraverso l'archeologia. Ecco, l'archeologia ci consente di penetrare e ricostruire l'immagine di una società. E molti però penseranno che ci consente di farlo soltanto attraverso la cultura materiale, perché l'archeologia può diventare storia riguardo i grandi processi, i problemi economici, ma non certo di fronte alla ricostruzione di una leggenda o di una realtà. Diciamo, il discorso è molto più complesso. In realtà ci si può approssimare notevolmente ad un mondo anche lontano, come quello dell'VIII secolo, e quello che non si riesce a ricostruire sono i fatti, le microbattaglie, quelli che erano eventi necessariamente su una scala più piccola di ciò che avverrà, e lontani, così lontani nel tempo che poco ne emerge attraverso la tradizione storica. Per questo in tutto il corso dell'Ottocento, da Niebuhr a Mommsen, e anche proseguendo dopo con Ettore Pais, con De Sanctis, nomi di grandi storici, non si è fatto altro che demolire e ricostruire il passato. Gran parte degli storici tedeschi dell'Ottocento prendevano Tito Livio, i primi libri, e lo liquidavano come una semplice favola. E poi l'archeologia ci ha messo lo zampino con il Cippo del Foro e con tante altre scoperte, il Cippo del Foro, il cosiddetto lapis niger, che hanno mostrato che qualcosa di vero c'era, che c'era stata una monarchia, perché anche questo lo si era posto in dubbio, e che c'era stata una fondazione da intendersi come un lento processo di formazione, però arriva ad un punto, effettivamente, ad un momento in cui si consolida una coscienza etnica o cittadina, che è quella che è alla base della leggenda di Romolo. Dov'è Romulus? Nella serie televisiva tutto questo non c'è, ma è bene anche che non ci sia,
perché altrimenti non sarebbe stato credibile una storia che ripercorreva in modo letterale quello che dice Tito Livio, semplicemente perché è comunque una rielaborazione a partire da stratificazioni con tante versioni alternative, alcune valide, alcune da eliminare del tutto. La scelta degli autori, che è stata libera, io non l'ho influenzata in alcun modo, sapete, insomma, chi non ci ha seguito sa che mi è capitato di essere consulente per la parte archeologica, di rover e di tutta quanta la produzione, però insomma non sono entrato nel merito degli aspetti creativi e artistici. Dove ho potuto ho dato suggerimenti molto relativi alla cultura materiale ed alcuni aspetti della ricostruzione sociale o di alcune dinamiche rilevanti. Hanno fatto una scelta che è proprio quella che vi fa storcere il naso rispetto alla credibilità storica della leggenda o di quello che molti ritengono essere storia. Cioè, non vedere aspetti familiari, nomi in relazione alle storie che conosciamo attribuite a quei nomi, ci disorienta e ci fa sembrare tutto incoerente, inattendibile, diverso da come immaginavamo il Lazio dell'VIII secolo. Leggere un po' di più le fonti, però, trasversalmente, non nei pezzettini che diciamo qualcuno di noi conosce, ci fa emergere un quadro più simile a quello che vediamo proprio nella serie televisiva, almeno in termini di ricostruzioni o di grandi temi. Il tema del potere indubbiamente è un tema importante, il tema dell'iniziazione è un altro tema significativo, questo lo approfondiremo a breve, e alcune tematiche legate al sacro. E anche su questo ho letto molti commenti che ritengono che sia stato completamente stravolto ciò che conosciamo del sacro dell'VIII secolo. In realtà è vero fino a un certo punto, perché anche riguardo i temi del sacro, le fonti hanno avuto difficoltà, le fonti che noi abbiamo a disposizione, nel comprendere e nel capire rituali antichissimi. Solo alcuni eruditi come Varrone, ad esempio, primo fra tutti, sono arrivati in alcuni casi a recuperare l'essenza di alcuni miti oltre la loro apparenza o il modo in cui erano stati ricostruiti e reinterpretati. La volta scorsa mi sono dimenticato di citarvene uno, quello degli Argei, i fantocci che venivano buttati nel Tevere ritualmente e che avevano una collocazione in 14 luoghi della città che Varrone descrive anche il percorso di questa particolare cerimonia rituale. E aggiunge anche come elemento narrativo che questi fantocci erano arrivati ad un certo punto a sostituire dei sacrifici umani che risalivano ad un'epoca molto lontana, ma difficilmente collocabile nella dimensione temporale di questi storici ed eruditi. E questo già sarebbe una risposta sufficiente per chi ha criticato gli aspetti legati alla violenza che si vede nella serie Romulus. C'è stato un momento in cui il sacrificio umano era ammesso e la volta scorsa vi ho citato alcuni casi di sacrifici umani archeologicamente documentati, vi ho citato anche il convegno Sepolti tra i vivi del 2008 che ne ha messi in evidenza di diversi, in particolare uno dei casi più famosi già dagli anni 80 è quello, sono quelli di Tarquinia, così come il sacrificio anche di bambini, di giovani e via dicendo. Questo è un esempio. Volevo tornare però su due temi che vi hanno colpiti e intanto Rumia e l'altro quello dei Luperci. È difficile scegliere da quale di due cominciare perché entrambi sono interessanti ed entrambi sono strettamente correlati. Avete visto condivisa su Now TV l'immagine con la quale si chiude il quarto episodio, un'immagine terrificante, mostruosa di un essere, non si capisce se donna o uomo, i più attenti lo hanno capito, con il capo coperto da una pelle, da una testa di lupo. E poi
era accompagnato il tutto da una didascalia che adesso non ricordo per l'esattezza, che andava a descrivere ciò che veniva mostrato, ma lo descriveva con quello che è l'universo ricostruito dagli autori della serie Romulus, non certo a partire dalle fonti. Quindi chi ha criticato giustamente il fatto che Rumia non esiste ha detto un'ovvietà, perché non deve esistere, non deve corrispondere a niente. Non è certo un errore per Rumina, che è una divinità, come qualcuno ha rilevato giustamente, l'avevo anche visto in uno dei commenti di proprio in AutTV, voglio dire i nomi, Gaston Croupier. Rumia, mai sentita, è una creazione cinematografica? Sì, lo è. Sapevo di Rumina, il genius, termine non del tutto corretto, che tutela le donne che allattano, da cui Ficus Ruminalis, eccetera, eccetera. Un po' una definizione, una descrizione ripresa da Wikipedia. È sempre Varrone che ci parla di questa dea Rumina, sono quelle divinità connesse ai vari momenti del quotidiano, c'è Sterquilino, c'è Cunina, la dea della culla, Sterquilino è quello dello sterco, dello sporco che presiede alla pulizia delle case o delle capanne, essenziale per garantire quel minimo di igiene, si moriva molto facilmente all'epoca e non si era particolarmente puliti, il fango, ritorneremo sul fango, altro tema che ha colpito molti di voi, e parla di Rumina, poche frasi, che ci dicono però che effettivamente era collegata all'allattamento, lo favoriva perché un'antica parola latina, ruma, è collegata alla mammella. E questo tema è interessante perché su questo esempio si costruisce il modo in cui anche le leggende possono nascere e strutturarsi, sulla base di fraintendimenti, paretimologie significa etimologie che sembrano logiche ma che in realtà sono inventate perché non si fondano su nessun presupposto glottologico o scientifico. Uno dei temi più cari ai fantarcheologi è proprio l'etimologia dei toponimi, la toponomastica, che è particolarmente complessa perché a volte vanno molto indietro nel tempo e con piccoli cambiamenti di vocali e di consonanti possono essere ricondotti a qualunque cosa. Sui Pelasgi hanno costruito tanti miti proprio a partire dalle analogie presunte nella toponomastica in tutto il Mediterraneo, se non anche oltre. Abbiamo quindi questo tema della mammella, che è collegato ad una divinità che, sempre a detta di Varrone, aveva un suo luogo di culto nei pressi del fico ruminale, che si trovava a sua volta nei pressi della grotta del Lupercale, quindi ai piedi del Palatino verso il Circo Massimo, verso l'Ara Maxima di Eracle, quindi verso Santa Maria in Cosme di Via dei Cerchi, per chi conosce un po' la topografia di Roma. Di questo santuario non sono conservate tracce, si potrebbe avere anche qualche dubbio sulla localizzazione, l'esistenza o la monumentalità, è qualcosa davvero di molto antico, ed è ancora oggi oggetto di vari problemi e non c'è concordanza tra gli studiosi. Varrone aggiunge anche dei particolari riguardo al culto di questa Rumina, con il miele, con il latte, veniva venerata una dea dell'allattamento e questo sembra quasi logico. Vedremo che il latte, se sarò bravo a mettere insieme tutte le migliaia di fonti che ho davanti e che vorrei leggervi, ritorna anche nel rituale dei Luperci. Però sappiamo anche che c'è un fico ruminale, che siamo nei pressi di una porta romanula o romana, le due porte sul Palatino, e siamo nei pressi di un luogo che altre fonti ci dicono si chiamasse Rumon, l'antico nome del fiume Tevere, da alcuni a sua volta collegato al termine mammella. È probabile quindi che un termine etrusco, lo dice Corsen già nel 1850 circa, con il quale veniva designato il fiume Tevere, per assonanza viene interpretato dai latini con il termine mammella e dà origine alla leggenda della lupa che allatta i gemelli.
Insomma, sto anch'io cercando di mettere insieme dei punti, perché ho detto alcune cose che non si dicono convenzionalmente, però per farvi capire la complessità della situazione. Questo fico si troverebbe quindi vicino al Tevere, lì sarebbero arrivati Romolo e Remo, il fiume si chiamava Rumon, la città prende il nome dal fiume, il suo fondatore prende il nome dalla città. E non viceversa. E la Mammella entra in questo discorso semplicemente perché in latino, forse attraverso un prestito dell'etrusco, esisteva questa parola che indicava la Mammella. Lo studioso che si è più occupato dal punto di vista linguistico del termine è Carlo De Simone in diversi scritti. Più recentemente se ne è occupato anche Aldo Luigi Prosdocimi. Le tesi sono diverse. De Simone propende per un'origine etrusca integrale del termine Ruma, a partire dal fatto che a Orvieto si è trovata una sepoltura della famiglia Rumelna, etrusca, del VI secolo, che attesta esattamente il nome Romulus dei latini, Rume, e quindi un'attestazione del nome del fondatore in un contesto etrusco. Non è facile andare oltre, torniamo però un attimo alla serie, vi ho detto quindi. Rumia non c'entra niente con Rumina. Se l'andate a cercare su tutte le fonti a vostra disposizione, non la trovate, così come non troverete molte parole del proto-latino inventato per rendere più realistica la serie, cioè per farli parlare come, diciamo, potevano parlare. Non sappiamo come parlavano e sicuramente il loro proto-latino era molto più complesso di quello che è stato ricostruito dai filologi che hanno collaborato con gli autori della serie. Quindi hanno inventato un nome proto-latino di una divinità che forse invece esiste, che sia Roma per caso trasformata in proto-latino. Lo scoprirete soltanto proseguendo la serie. Capendo però che appunto si vuole costruire una storia realistica sulla base di quello che si conosce di quel mondo, ma è più realista del re, va detto, cioè va oltre quello che ci dice la tradizione, perché se avessero dovuto riprendere la tradizione così com'è, non avrebbero fatto un lavoro corretto per quanto noi conosciamo archeologicamente e siamo stati in grado di ricostruire dell'VIII secolo e delle società dell'VIII secolo. Partiamo da Tito Livio e qui ci leghiamo fra Rumia, Fico Ruminale e i Lupercali, giusto così per il piacere di toccarle queste fonti, se no sembra che le disprezziamo. Appena raccontato che Roma nasce destinata dai fati ad un grande destino, la Vestale, essendole stata fatta violenza e avendo dato alla luce due gemelli, sia che ne fosse realmente convinta, sia perché meno disonorevole apparisse una colpa di cui era responsabile un dio, attribuisce a Marte la paternità della sua illegittima prole. Quasi prende in giro la leggenda Tito Livio, dice, mette in dubbio il fatto che la Vestale sia stata effettivamente fecondata da Marte e una sua invenzione per tutelarsi. Sta razionalizzando la storia, la tradizione, la leggenda. E quindi, in un certo senso, è lui il primo che la forza e anche violentemente. Poi racconta del fatto che i bimbi devono essere gettati nella corrente del fiume per un caso che ha del divino il Tevere che era straripato dilagando in placidi stagni, il fango dell'epoca che caratterizzava molto il paesaggio allora, non permetteva di accostarsi fino al letto normale del fiume, mentre dava ai portatori la speranza che i bimbi potessero ugualmente venir sommersi dalle acque, per quanto inerti esse fossero. E così, convinti di avere seguito l'ordine del re, espongono i bimbi nella più vicina pozza, nel punto in cui oggi si trova il fico ruminale. Perché di fatto cosa c'è di concreto che gli storici romani fino al tardo impero vedranno? Proprio questi luoghi sacralizzati, tutta una serie di simboli, alberi, boschi, monumenti, la capanna di Romolo, il lituo di Romolo, la nave di Enea, sono tutte cose che se voi foste stati turisti di Roma all'epoca di Pausania o di Adriano, potevate vedere, ve le mostravano.
come nell'Ottocento mostravano a Lanuvio l'anello di Enea, dove avrebbe fermato la sua nave una volta arrivato nel Lazio. Lanuvio, avete presente dov'è? Su una delle propaggini dei Colli Albani verso il mare, c'è gente che nel Grand Tour andava a vedere l'anello dove Enea avrebbe attraccato la propria nave. Non troppo diverso doveva essere il Lazio del, diciamo, ciò che si mostrava nella Roma imperiale delle tradizioni più antiche. V'erano allora in quei luoghi vaste lande deserte, e questo potrebbe essere la risposta a uno che ha commentato dicendo: ma come mai questi camminano e camminano per il bosco e non trovano mai un insediamento? Eppure sulle carte storiche antiche si vedono tanti abitati, tante città nel Lazio. Possibile che questi camminano e non trovano nulla? Tito Livio dice: vaste lande deserte. Noi conosciamo abbastanza bene il popolamento del Lazio in questo periodo. C'era un insediamento ben forte, ma non tale da avere un'urbanizzazione costante, ed era pieno di boschi anche ai piedi del Palatino. Molti si conserveranno ancora in epoca greca, perché erano sacri. Persiste ancora la tradizione che quando le acque poco profonde lasciarono in secco l'ondeggiante canestro nel quale i bimbi erano stati abbandonati, una lupa assetata, scesa dai monti circostanti, fu attratta dai loro vagiti, che essa, abbassata, si offrì le sue poppe ai piccini con tanta mansuetudine che il marmigrano del re, dicono si chiamasse Faustolo, la trovò nell'atto di lambire i bimbi con la lingua, che costui li portò nelle sue stalle e affidò da allevare alla moglie Larenzia. Alcuni pensano che codesta Larenzia, per aver spesso prostituito il suo corpo tra i pastori, fosse chiamata lupa. Da ciò sarebbe venuto lo spunto per questa straordinaria leggenda. Tutti, se avete visitato Pompei, avete avuto il piacere di vedere, dopo una discreta fila, il famoso lupanare, e quindi ricorderete che il termine lupa effettivamente indica la prostituta. E quindi qua Tito Livio sta cercando di dare un senso ad una leggenda poco credibile, quella di una lupa che allatta con le proprie mammelle due gemelli che qualcuno aveva cercato di uccidere senza spargere sangue. E come dovremmo ricostruire la leggenda perché sia corretta? Seguendo Tito Livio e facendo apparire una Larenzia prostituta che alleva questi figli raccolti dal mandriano Faustolo, o con una lupa che li allatta, come dicevano tutte le altre fonti, e mostrava una scultura realizzata agli inizi del III secolo avanti Cristo e mostrata nel luogo in cui c'era il fico ruminale, che sarebbe la nostra lupa capitolina, non quella conservata nei capitolini, sui quali c'è una controversia cronologica. Cosa avreste voluto vedere, la lupa o Larenzia? Ora, il problema è la stratificazione che vi ho detto. Scusate, è apparso un messaggio che mi diceva di un'interruzione del video, ma non mi sembra. Il video sta andando avanti, se qualcuno mi può scrivere che si vede tutto, lo ringrazio, mi tranquillizza. Quindi, insomma, è un discreto problema. La lupa potrebbe nascere in realtà da qualcosa di concreto e reale, perché il rito è quanto di più forte, stratificato, che si possa conservare nella memoria, ed è quello dei luperci, che proprio a partire dalla grotta di Fauno Luperco cominciavano il proprio rituale. Questo è il secondo elemento interessante, e qui mi permetto di citare uno dei commenti fatti proprio sulla mia pagina dal professor Giuseppe Pucci, mio caro amico e grande conoscitore della fortuna dell'antico, molto critico nei riguardi sia del primo re che ora di Romulus. Giustamente, se il maglio della critica è quello della filologia storica, e dice, commentando la precedente diretta: sono rimasto colpito dal fatto che le critiche raccolte si concentravano su reali o presunti errori in fatto di cultura materiale, cioè su cose che perdoniamo a Omero, figuriamoci se non possiamo perdonarle a Matteo Rovere, vedi le staffe, tanto per dirne una.
Nessuno invece ha battuto ciglio su altre cose, a mio modo di vedere, un po' più imbarazzanti. Faccio un esempio. I Luperci sono rappresentati come giovani non ancora adulti che devono affrontare un rituale di iniziazione per passare in un'altra classe di età. Mi sembra che nulla di quanto sappiamo dei Luperci autorizzi a metterli in relazione con le iniziazioni giovanili. Per Rovere i Luperci sono temporaneamente espulsi dalla comunità e si suppone che vi ritornino quando avranno vinto il terrore della natura selvaggia. Invece le fonti ci dicono che il rito dei Luperci rappresentava proprio la natura selvaggia che riprende possesso con una violenza simbolica, le frustate inferte con le pelli di capra, dell'universo acculturato. Quanto dice il professor Pucci è corretto, ma è una delle interpretazioni possibili a partire da ciò che conosciamo delle fonti legate proprio ai Luperci. Tito Livio, nel brano che vi ho letto, qualche frase più avanti, ci dice due cose sui Lupercali, sulla festa dei Lupercali e sui Luperci. Dice semplicemente che questa festa risaliva all'epoca di Evandro, quindi ad una, diciamo, popolamento della città del pieno dell'età del bronzo, addirittura prima della guerra di Troia. Che ivi Evandro, il quale discendeva appunto dalla gente degli Arcadi e già da tempo aveva occupato quei luoghi, istituì tale festa portata dall'Arcadia, in cui i giovani correvano nudi abbandonandosi a lascivi lazzi in onore di Pane Liceo, chiamato in seguito dai romani Inuo e anche Fauno, che intenti com'erano a questa festa, la cui ricorrenza era ben nota, i ladroni furiosi per aver perduto la loro preda tesero ad essi un agguato, catturarono Romolo si era invece validamente difeso, e lo consegnarono al re Amulio, accusandolo per giunta, eccetera, eccetera, eccetera. C'è un nesso fra la festa dei Lupercalia, il mito di Romolo e Remo, addirittura precedente la fase della fondazione, quando vivevano ancora ai piedi del Palatino, non erano stati identificati come i discendenti di Numitore. Tutte le fonti sono concordi nel ritenere questa festa collegata ad un'analoga festa greca dell'Arcadia, molto antica, molto cruenta, che ha un luogo preciso, oggi anche documentato archeologicamente, che è il Monte Liceo, ed era legata all'Icaone, un antenato di Evandro, addirittura un essere correlato a ciò che oggi identifichiamo come licantropia. Il rituale cruento, non conosciamo tutti i passaggi, conosciamo però il mito, prevedeva anche di cibarsi di corpi esseri umani. La leggenda diceva che Licaone era stato fulminato per aver imbandito un pasto a Zeus nascondendo un essere umano ucciso come offerta, e ci sono poi infinite altre varianti. L'Arcadia è il luogo della pastorizia per eccellenza. Non è possibile dire se effettivamente ci sia un nesso fra i Lupercalia e quanto la tradizione riferiva all'Icaone, e tuttavia per gli antichi era credibile che il nesso ci fosse, soprattutto per gli storici greci, che vedevano qualcosa di cui identificavano il senso. Tanto per fare un parallelismo moderno, il termine liceo comunque è collegato al santuario di Apollo Licaios, l'Apollo connesso con i lupi e con questo complesso mitico. Dionigi di Alicarnasso entra di più nel merito della questione e da greco, conoscitore delle tradizioni locali, dice diverse cose. Gli Arcadi dunque, che si erano uniti per abitare ai piedi del colle, adornarono la loro fondazione con diversi edifici che rispecchiavano lo stile della loro patria d'origine e innalzarono edifici sacri, innanzitutto a Pan Liceios, e le trovarono un sito adatto che i romani chiamano Lupercale, che noi greci potremmo chiamare liceo. Attualmente l'area circostante il sacro recinto è stata urbanizzata, per cui è difficile riconoscere l'antica natura del luogo. Si trattava originariamente di una grande grotta ai piedi del colle, ricoperta da un fitto bosco, ricordate il tema
dei boschi, ci sono o non ci sono i boschi nell'VIII secolo? In base a Dionigi di Alicarnasso e Tito Livio sembra di sì, ma anche in base alla documentazione archeologica e alla ricostruzione paleoambientale che è stata fatta della Roma cosiddetta primitiva. Sotto le pareti rocciose le sorgenti formavano profonde polle d'acqua e la zona circostante il dirupo era ombreggiata da alberi folti ed imponenti. In questo luogo gli Arcadi eressero un altare al dio e compirono la cerimonia sacrificale propria della loro tradizione che i Romani hanno perpetuato fino ai tempi nostri nel mese di febbraio dopo il solstizio invernale, senza modificare nulla del rituale allora celebrato e del quale si dirà più innanzi. E più innanzi infatti ci dice di questo rituale e si rifà ad una fonte latina. Elio Tuberone scrive che gli uomini di onore, prevedendo che i giovani avrebbero partecipato ai sacrifici in onore di Pan, detti Lupercalia, e qui il rito dei Lupercalia si lega alla leggenda di Romolo e Remo, che erano stati istituiti da Evandro, fecero scattare l'agguato in quel momento della celebrazione in cui i giovani abitanti vicivano al Pallanzio, dopo aver compiuto il sacrificio, dovevano partire dal Lupercale e descrivere un giro intorno al villaggio, tutti nudi, la nudità che ha colpito molti spettatori, tranne i genitali, che invece erano probabilmente scoperti in base alla documentazione archeologica offerta dal carrello di Bisenzio e dalla situla di Bisenzio di cui vi ho parlato la volta scorsa. I genitali che erano coperti dalle pelli degli animali, altro tema molto discusso, appena sacrificati. Questa cerimonia aveva un significato di purificazione tradizionale per gli abitanti del villaggio ed è celebrata ancora oggi. In questa occasione, dunque, i pastori si disposero in agguato nel punto più stretto della via, in attesa dei giovani sacrificanti. E poi prosegue raccontando alcuni particolari di un mito fondante che prevedeva delle schiere di giovani, i fabi e i quintili, che si sarebbero schierati gli uni con Romolo e gli altri con Remo. E qui il racconto prende una direzione complessa che ci porterebbe abbastanza lontano. Ci serve però a questo punto ricorrere a Plutarco che fa la descrizione più puntuale del rituale dei Luperci. Poi trarrò la sintesi di queste fonti se siete stati così pazienti da seguirmi in questo discorso complesso che va ben oltre la tradizionale tempo di attenzione del pubblico sui social. Vicino c'era un fico selvatico che chiamavano Ruminale, o dal nome di Romolo, come pensano i più, oppure per il fatto che le gregge si fermavano a ruminare sotto la sua ombra, quindi entra un altro elemento, quello del ruminare, o piuttosto perché i bambini erano stati allattati proprio là. Gli antichi infatti chiamavano Ruma la mammella, e c'è anche una divinità chiamata Rumina che sembra si occupi del nutrimento e della crescita dei bambini, e ad essa si fanno libagioni e sacrifici senza vino e con latte. Il senza vino, che sembra quasi scontato, non va trascurato perché è un elemento cronologico. La vite selvatica era nota, la vite coltivata lo sarà soltanto dopo il contatto con i primi greci, che avviene proprio, come dimostrano quegli schifoi, quelle coppe, nel 750 a.C. Un rituale che non prevede l'uso del vino può essere semplicemente molto antico, può non essere un motivo di tabù, così come in alcuni rituali romani dovevano utilizzare utensili in bronzo, perché risalenti all'età del bronzo quei rituali, che dovevano rispettare una prassi anche negli oggetti che venivano adoperati. Per questo gli aruspici etruschi avevano un abbigliamento molto arcaico, con una fibula rigorosa, una spilla rigorosamente di bronzo, perché dovevano apparire così come avevano compiuto quei rituali dall'inizio. È proprio una delle prassi dei riti latini essere fortemente conservatori, e questa è la forza della tradizione su cui si è soffermato in un bellissimo libro, che è un'antologia di suoi scritti, Il compianto Mario Torelli.
L'elemento del latte è importante, ve l'ho anticipato prima, rumina, ma anche i luperci, come vedremo tra breve. Raccontano dunque che la lupa veniva ad allattare i bambini che stavano sotto il fico e che un picchio l'aiutava a nutrirli e a sorvegliarli. Rovere avrebbe dovuto mettere in scena quindi una lupa e un picchio. Si crede che questi animali siano sacri a Marte e i latini venerano e onorano particolarmente il picchio. Per questo motivo non fu difficile a colei che partorì i bambini far credere di averli avuti da Marte, e qui lo stesso scetticismo dimostrato da Tito Livio. Tuttavia si racconta anche che sia stata ingannata, che fu Amurio, presentatosi in armi, a prenderla e a toglierle la verginità. Quel cattivo di Amurio. Il problema è che nella serie di Romolo, di Romulus, di Rovere, Ilia è la figlia di Amurio, quindi le cose non tornano. Altri invece ritengono che l'ambiguità del nome della notizia abbia dato occasione alla trasformazione del racconto in favola mitologica. I latini infatti chiamano lupe sia le femmine dei lupi sia le donne che si prostituiscono. Dicono che la moglie di Faustolo, che allevò i bambini, fosse una di queste e che si chiamasse Acca Larentia. Più avanti ci descrive i Lupercalia. I Lupercali, a giudicare dal periodo dell'anno, il 15 di febbraio, sembrerebbero riti di purificazione, sembrerebbero, in dubbio anche Plutarco che i Lupercalia poteva vederli, perché è la cerimonia pagana che dura di più in assoluto. Verrà impedita soltanto da Papa Gelasio I intorno al 492-496 d.C. con un editto, con una disposizione che serviva a impedire una cerimonia che era andata avanti anche quando il cristianesimo ormai si era completamente affermato a danno del paganesimo. Si compiono infatti nei giorni nefasti del mese di febbraio, che si potrebbe interpretare come mese della purificazione, e anticamente chiamavano quel giorno Februata. In greco il nome della festa significa Licaia, festa dei lupi, e perciò la sua origine sembra essere antichissima e risalire agli arcadi che accompagnarono Evantro. Questo almeno è l'opinione corrente. È possibile che il nome derivi dalla lupa, e infatti vediamo che i luperci cominciano il giro della corsa dal luogo dove dicono che Romolo sia stato esposto. Il rituale della festa rende ancora più difficile comprendere quale ne sia l'origine. Infatti sacrificano delle capre, quindi portati presso di loro due giovani di nobile stirpe, alcuni li toccano sulla fronte con un coltello bagnato di sangue, esattamente quello che avete visto all'inizio del primo episodio di Romulus. Altri li asciugano subito usando lana imbevuta di latte. Una volta asciugati, i giovani debbono ridere. Dopo tagliano a strisce le pelli delle capre e corrono attraverso la città nudi con un perizoma, colpendo con le strisce di pelle chiunque incontrino. Le donne in età da aver figli non evitano i colpi, credendo che questo favorisca gravidanza e parti. Tipico della festa è che i luperci sacrificano anche un cane. Un certo Butas, che ha composto versi elegiaci sulle origini mitiche degli usi romani, dice che i compagni di Romolo, dopo aver sconfitto Amulio, pieni di gioia, andarono di corsa, fino al luogo dove la lupa aveva porto la mammella ai due neonati, e che la festa sarebbe una imitazione di quella corsa, e che i giovani di nobile origine corrono, citazione di Butas, battendo i passanti come un tempo con le spade Romolo e Remo correvano da alba. Egli sostiene che la spada bagnata di sangue accostata alla loro fronte simboleggi l'omicidio e il pericolo di allora, mentre la purificazione con il latte è un ricordo del modo in cui furono nutriti. Gaio Acilio invece scrive che prima della fondazione le mandre dei compagni di Romolo erano scomparse. Fatto un voto a Fauno, corsero a cercarli nudi per non essere infastiditi dal sudore, ed è per questo che i luperci corrono nudi. Si direbbe che il cane, se si tratta veramente di un sacrificio di purificazione, sia sacrificato perché se ne servono nelle purificazioni anche i greci. Insomma, vi ho dato diversi elementi
sui quali gli storici delle religioni si sono soffermati da decenni. Il primo che parla di un rituale di iniziazione che consente ai giovani più importanti di entrare in questo nucleo ristretto di luperci, quindi una casta sacerdotale, non certo tutti i giovani o giovani qualunque, ma una cerchia ristretta di giovani selezionati, è stato Nicola Turchi. Addirittura nel 1934 lo trovate se andate a consultare la Treccani online. Il secondo elemento è iniziatico e si riferisce alla confraternita dei Luperci, nella quale i nuovi adepti venivano assimilati alla vittima sacrificale, sia nella morte, ricevendone il sangue sulla fronte, sia nella risurrezione, venendo astersi con il latte, che è alimento dell'infanzia, e dovendo sorridere, il che ritualmente significa pienezza di vita. Divenuti così uomini capri, e rivestita la pelle dell'animale, procuravano alle donne la fecondità conformemente al significato del capro di cui avevano incorporato la virtù. Il sodalizio dei Luperci comprendeva 12 membri eletti per cooptazione con a capo un magister e aveva come quelli dei Sali e degli Arvali origini gentilizie. Questo è Nicola Turchi, molte sue tesi sono superate, ma dopo di lui saranno tanti altri storici delle religioni e storici romani come Alfoldi, lo stesso Brelich, che entreranno nel merito di questo rituale, evidenziando i due aspetti: la purificazione del più antico abitato del Palatino attraverso la sua circumambulazione, così si chiama, una corsa rituale che serviva a purificarlo andando in senso antiorario come era prassi in questi rituali, e l'aspetto di iniziazione nel quale la spada con il sangue e poi il latte che lo deterge sono elementi caratteristici di un ideale morte, sangue, rinascita, latte e allattamento. Se tutto questo lo colleghiamo con il luogo, con la lupa, con la ruma, con il fiume, con la mammella e via dicendo, cominciamo ad intravedere dei nessi che non sono facili da interpretare. Cosa hanno fatto gli autori di Romulus? Non conoscono, credo, nessuna delle cose che vi ho detto di Nicola Turchi, non sono dei filologi, non sono degli storici. Hanno letto molto, hanno introiettato e hanno cercato di calare un qualcosa di realistico e importante, come le iniziazioni, nel contesto del tempo, andando a riprendere una tradizione che un rituale che con l'iniziazione ha a che fare, che è quello dei Luperci. Sappiamo che loro dovevano correre, sappiamo che il luogo era boscoso, nessuno dice che i Luperci dovevano stare nel bosco per tot mesi per diventare uomini, lì inizia l'invenzione, ma il tipo di invenzione, a mio avviso, è realistico rispetto a quello che sappiamo dell'VIII secolo, semplicemente se lo sappiamo vedere con i mezzi critici. Il problema qual è, 58 signori che mi state ascoltando alle 18:19 del giovedì pomeriggio, è che molti di voi e molti di quelli che criticano legittimamente Romulus nei musei non entrano. Tito Livio, Dionigi di Alicarnasso, Plutarco non lo leggono. Non leggono quasi nulla se non quello che imparano sui libri di scuola. Effettivamente quindi non hanno strumenti critici, ma immagino che tutti siate consapevoli che vedere una serie non significa vedere un documentario o leggere un libro di scuola, non equivale. Quella è un'opera d'arte fine a se stessa che può piacere o non piacere. Se volete la realtà, direbbe Indiana Jones durante una delle sue lezioni, e dovete andare non nella classe di filosofia ma in un museo e vedere gli oggetti reali e provare a cercare di approfondire il loro senso nel contesto storico, e da questo punto di vista l'esperienza di Romulus è molto interessante. Molto rapidamente, qualcuno dei vostri commenti che mi hanno colpito. Silvia Peluso si interroga sull'aspetto dell'addestramento della donna. Effettivamente vedere una donna che si addestra come una guerriera non torna, però conosciamo la leggenda di Camilla immortalata da Virgilio, però per l'epoca di Enea, e conosciamo la leggenda di Clelia
all'epoca della fine della monarchia. Insomma, qualche donna che ha compiuto atti eroici c'era una bona dea venerata in tempi molto antichi, tant'è vero che è un nome generico che non si riconnette ad un mito ben preciso. E, insomma, c'è qualcosa che ci porta ad avere un'idea della donna guerriera, se non altro perché Roma stessa, che deriverebbe il suo nome secondo i greci da Rome, che significa forza, è raffigurata come una guerriera. Quindi riflettete su questo e poi mi direte. E la lupa in questo senso può essere una metafora della dea Roma, così lo è diventata. Ilaria Loi fa un paragone con Braveheart e si interroga su quale sia la storia, dove sia finita la storia. Un tale Dario Calderone dice che secondo lui i fatti visti in Romulus appartengono più al 6000 a.C. che all'ottavo secolo. Insomma, tutto è legittimo dirlo, andrebbe argomentato meglio. Gaston Rumia Rumina l'ho già commentato. C'è qualcuno che non vede l'ora di vedere gli Etruschi, dobbiamo aspettare la seconda serie per vederli. Appunto, Ross, serva a incuriosirvi ad approfondire le cose, vedere i musei, aspirare a vedere meglio. Michele, Damiani e io saremmo felicissimi. Dario Bianchini era quello che si interrogava sul perché c'erano così pochi abitati, così poca densità, e vi ho detto cosa diceva al riguardo Dionigi di Alicarnasso. Anthony Meloni parla di divinità messe a caso, a questo in parte ho provato a rispondere, e direi che i commenti principali che ho raccolto, diciamo, li ho recepiti. Mi sono dimenticato di farvi osservare due altri particolari interessanti riguardo ai Luperci, li avete sentiti di passaggio. Februa sono le strisce di pelle. Februa è anche l'atto della purificazione. Febbraio si chiama così proprio grazie ai Luperci. E questa cerimonia si colloca il 15 febbraio perché era la fine dell'anno. E quindi è davvero una festa di iniziazione che va ben oltre quello che riguarda i giovani che vi partecipano e che diventano Luperci. Perché proprio la fine dell'anno e l'inizio, che nell'epoca di Romolo si collocava a marzo, guarda caso Marte, il mese consacrato a Marte, aveva quindi il suo capodanno, proprio il 15 di febbraio. Questo è un tema estremamente interessante perché i rituali di purificazione che riguardano i Luperci si svolgono in giorni nefasti perché vi è il tema del ritorno dei morti e il ridere che i Luperci devono compiere è oggi conservato nel carnevale. E quando Gelasio I fa finire i Lupercalia, sembra che venga istituita la festa della Candelora, che alcuni, che è un rituale della purificazione della Madonna, che alcuni hanno ipotizzato essere collegato ai Lupercalia, ma non c'è concordanza fra gli storici delle religioni. Quindi ancora oggi noi usiamo il termine febbraio facendo riferimento a quelle strisce di pelle del capro sacrificato con le quali cosa si faceva? Si fecondavano le donne colpendole, fustigandole. E perché? Perché la fine dell'anno è idealmente la fine di un processo vitale. Per iniziare ci vuole un nuovo concepimento, bisogna rifecondare l'anno e farlo partire. Quindi molto spesso rituali che hanno a che fare con la fecondità si vanno a collocare alla fine di un anno. Lo scherzo, il riso, è un aspetto legato all'inversione rituale che avviene sempre quando si deve fare un passaggio rituale, un rituale di passaggio. E quindi si inverte la realtà in modo poi da poterla ricostruire. Sono proprio le basi, molto semplificate nel mio discorso, mi perdonerete, che stanno alla base dei rituali religiosi. C'è un'ultima fonte che non vi avevo letto, molto lunga, forse la più lunga tra quelle poetiche dedicata ai Lupercali, che è Ovidio, nei Fasti. Nella parte proprio dedicata al 15 febbraio,
ci descrive un'immagine di come era il Lazio, secondo lui, nell'VIII secolo, all'epoca di Romolo e Remo. Ve lo voglio leggere perché, insomma, a proposito di filologicità, decidetevi su cosa va seguito e cosa no. Si racconta che gli Arcadi prima abitasser la terra, che fosse Giove, che son prima della luna, e senza esperienza vivevano come le fiere. La gente era sfornita d'ogni arte ancora rozza, le fronde per capanne avevano e l'erbe per cibo, era nettare l'acqua attinta con le palme. Il toro non ansava sotto l'aratro ricurvo, né il suolo era in balia del suo coltivatore, non usava il cavallo, ciascuno portava se stesso e la pecora andava coperta della lana, cioè vuol dire che nessuno si vestiva ancora con la lana tratta dalla pelle di pecora. Avevano nudi i corpi e stavano a cielo scoperto, avvezzi a tollerare piogge di rotte e venti. Tuttor nudi ricordano le costumanze passate e attestano la loro povertà da altri tempi. Ma perché specialmente Fauno rigetti le vesti? Si tramanda una fiaba tutta scherzosa e antica, e poi continua con una lunga parentesi. È chiaro che Ovidio sta descrivendo il Lazio dell'epoca di Evandro, non quello dell'epoca di Romolo, ma la strada è stretta e vedete quanto lo immagina diverso da come lo rappresentava Virgilio pochi anni prima di lui. Bene, credo di avervi detto tutto quello che volevo e quindi posso, se ci sono state domande, grazie all'aiuto di Francesca Montuori, che credo sia ancora, sei collegata? Perfetto, allora Francesca, vai! Allora, Roberto Paoli si chiede che credibilità ha l'esercito di Alba con i guerrieri tutti vestiti uguali. Questa è una bella domanda. Effettivamente, avere persone tutte vestite uguali richiede già l'esistenza di un qualcosa di molto simile ad un corpo civico organizzato. Alba effettivamente era la metropoli di Roma, era una protocittà molto vicina a quella definitiva, diciamo che noi riteniamo definitiva, cioè Roma, applicando un ragionamento teleologico, cioè che mette la fine ancora prima dell'inizio, in premessa, e effettivamente non è credibilissimo, anche se è proprio in questo periodo che gli aristocratici cominciano a dotarsi di armature che li rendono uguali, simili e che consentono loro di organizzarsi nelle battaglie. Gli archeologi lo sanno bene perché analizzando la tipologia delle armi, degli scudi, delle spade, delle asce e degli elmi, sono in grado di identificare a grandi linee non solo la cronologia ma anche la provenienza. L'elmo tipico degli Etruschi, cioè questo a calotta, sarà una caratteristica, cioè questo crestato, sarà una caratteristica dei guerrieri etruschi e ricorre in tutte le tombe etrusche anche da epoca più antica riprodotto su riprodotto in ceramica per usarlo come coperchio dei cinerari, e questo è un elemento distintivo. I romani, i latini usavano un elmo a calotta diverso. Ho provato a chiedere di ricrearlo nella serie ma sarebbe risultato troppo simile a quello dei guerrieri tedeschi della Seconda Guerra Mondiale, quindi qualcuno avrebbe potuto criticare, questo è qualche retroscena delle consulenze storiche, per cui vedete non molti elmi. Qualche elmo crestato tra i latini c'è, ma probabilmente indizia degli etruschi che vivevano presso di loro, il caso della tomba 600 di Osteria dell'Osa. Gli scudi erano molto simili e potevano essere distinguibili. La tradizione dice che fu Romolo ad introdurre un nuovo tipo di scudo che sostituiva quello circolare argivo con quello allungato dei Sabini. L'archeologia non ci dice che non è così, non abbiamo attestazioni di questi scudi allungati. Ce lo dice Dionigi di Alicarnasso, credo che lo ribadisca anche Plutarco, è un caso in cui la tradizione sbaglia. E invece avete potuto vedere nella caverna di Attus gli scudi bilobati che sono nella sepoltura che in questo momento è sotto
al computer dal quale vi sto parlando, ma che avete visto in molti altri video. Le vesti potevano essere naturalmente anche diverse, però è chiaro, siamo in un momento in cui le aristocrazie si organizzano, sta per nascere la città, ci sono frequenti scontri e competizioni, quindi riconoscere i propri alleati poteva essere importante. C'è una domanda che un poverino mi ha posto più volte in vari luoghi, io me la sono scordata sempre di rispondere, credo che sia Luca Tarbos che chiede se le armille che si vedono in molte scene sono realistiche. No, sono state introdotte come un abbellimento, ma non sono documentate archeologicamente in quel modo, anche se i guerrieri del tempo latini, alcuni, anche di quelli che ho studiato io, ne ho studiati davvero di molto importanti. Presto sul mio Accademia pubblicherò un articolo uscito nel 2018 di oltre 100 pagine proprio su alcune delle tematiche di cui stiamo discutendo. Avevano un'armilla molto semplice di bronzo e probabilmente addirittura era un oggetto che poteva essere trasmesso di padre in figlio. Quindi in generale il discorso delle armille è significativo, ma non erano fatte in questo modo. Vai Francesca, altre domande. Allora, Dunia Ramarli, allora ne ho parlato la volta scorsa citando Omero e rinviandovi ad un bell'articolo della Gleba, di Margherita Gleba, su Origini del 2017, tutto dedicato alle tematiche della tessitura e del vestire all'epoca. Omero è chiarissimo riguardo il la porpora era il... Ah, non ho detto che la domanda era sulla porpora, scusami. Ho detto chi ha fatto la domanda, ma non ho riproposto la domanda a cui sto rispondendo, hai fatto bene a integrarmi. Esatto, Omero ci parla di vestiti di rosso, purpurei, e fa riferimento alla porpora, che sappiamo era commerciata dai Fenici. Non è vero che è attestata 500 anni dopo, non è facile però trovare testimonianze certe dell'utilizzo di questo colorante, perché le ricerche sono ancora all'inizio. In quell'articolo vengono esaminati i resti di tessuto rinvenuti a Cuma. La volta scorsa vi ho parlato diverse volte di Cuma perché è citata nel primo episodio della serie, e la più antica delle quali è del 700 avanti Cristo circa, la tomba Artiaco 104. Quando venne scoperta nei giornali di Savo si osservò il colore che ancora il tessuto conservava e venne identificato, forse in modo un po' forzato, come del rosso, si dice il colore del caffè, quindi si immagina che si sia scolorito ma che doveva essere originariamente rosso, e il punto di riferimento che avevano in mente è Omero. A Ponte Cagnano, ve l'ho detto, se andate a visitare il museo vedete ricostruito un tessuto rosso, rossissimo, che doveva avvolgere i resti cremati di un guerriero importantissimo del 680 avanti Cristo circa. Sono le famose tombe principesche studiate e pubblicate nel 1977 da Bruno D'Agostino. Altre domande? Sì, ai braccialoni. L'armilla è il termine tecnico che definisce i braccialoni. Ogni tanto mi scappano questi termini tecnici difficili. Allora, Veio, sto rispondendo alla domanda di Riccardo Sarti. Veio era già urbanizzata con alte mura e una via e un viavai di mercanti dalla Grecia, come si dice nella serie TV. Il viavai di mercanti, certamente sì, avete alle mie spalle una tomba femminile con dei vasi importati dalla Grecia, di fronte c'è una vetrina bellissima che vi mostrerò nel prossimo appuntamento, piena di vasi importati dalla Grecia proprio nell'epoca di Romolo e anche prima. Quindi c'era un viavai di mercanti, non solo, ma si stabilivano anche sul posto e davano origine ai primi
figli meticci di indigeni etruschi e greci. Sono loro che poi contribuiranno a favorire il dialogo e la comunicazione tra questi primi pionieri, diciamo esploratori e commercianti. Il tema urbanizzazione, siamo nella fase in cui comincia l'urbanizzazione, quindi quello che avviene a Roma avviene anche a Veio, anzi forse a Veio è avvenuto anche prima. Roma era naturalmente già popolata. Dopo ritornerò in chiusura sul nome di Roma, ricordamelo Francesca perché ho dimenticato di dire un'altra cosa interessante. Delle mura sono state trovate anche abbastanza antiche in scavi recenti condotti sul pianoro di Veio da Francesca Boitani e sono pubblicati in diverse sedi. Addirittura c'è il caso di una sepoltura rinvenuta in corrispondenza delle mura e legata ad una figura femminile forse connessa con attività ceramistiche. Tuttavia la fase di monumentalizzazione delle opere difensive è più recente. D'altronde Roma le prime vere mura le ha avute con Servio Tullio secondo la tradizione, cioè nell'ambito del VI secolo avanti Cristo. Prima le difese erano maggiormente legate all'impianto naturale, oltre a delle palizzate, degli aggeri e dei terrapieni più o meno complessi. Carandini ritiene di aver trovato delle mura riferibili all'epoca di Roma, insomma non è da escludere. Gli studi della scuola di topografia dell'Università di Roma hanno indagato gran parte dei centri del Latium Vetus, soprattutto dal punto di vista di ciò che meglio si conserva, che sono i sistemi murari, però quelli più complessi, che lasciano tracce archeologiche più evidenti, non si hanno facilmente prima del VII secolo avanti Cristo, anche perché richiedono un'organizzazione sociale, un impegno notevole in termini di tempo da dedicare alla loro realizzazione. Altro? Riccardo Iaccarino si chiede del significato specifico dei lapislazzuli. Non te lo so dire ancora o non te lo posso dire. Diciamo che qualcosa di non fondato storicamente, ma plausibile. Venivano importate anche da molto lontano pietre preziose, lo saranno ancora di più nell'epoca orientalizzante, quando si ha una circolazione di oggetti incredibili. In questa vetrina, non dall'Oriente, ma probabilmente dal centro Europa, proviene, non riuscite a vederlo, lo vedete solo a distanza, quando riapriremo il museo spero che corriate a vederlo, ci sono degli elementi di una fibula molto preziosa in cristallo di rocca, che come sapete non è molto diffuso e poteva provenire probabilmente dal centro Europa, salvo qualche ipotesi su possibili luoghi anche nel Lazio dove poteva trovarsi, ma non sono ancora confermate. Questo giusto per darvi l'idea che le società erano complesse, ma infatti nella serie lo sono. Se però guardate il rituale dei Luperci e pensate che quello sia la società e interpretate il primitivismo a partire da quello che è un elemento della narrazione, insomma non è che fate molta, molta strada. Ok. Allora, su Rumia, come si chiama? Matteo Rossi? Ok, allora di Rumia ho parlato, quindi ho già risposto. Ho visto effettivamente che in qualche commento si è cercato di trovare dei riferimenti nel Versacrum, si è fatto riferimento al mondo centro-italico, delle civiltà medio-adriatiche che poi diventano quelle osche e poi i sanniti. Diciamo, il Versacrum è documentato anche in ambito sabino, ma è documentata questa fuga o sacrificio ideale di giovani anche nel mondo greco, la cosiddetta decate, la decima che doveva lasciare
le città proprio negli anni delle prime colonie, che doveva trasferirsi. Ciao Franco, ben arrivato. Siamo in chiusura però, però grazie di esserti unito a noi. E, quindi vi erano periodi che trasferimenti di giovani o di parti della popolazione è necessaria per far fronte ad incrementi demografici indotti dalla crescita economica e dalla competizione sociale. La terra da distribuire utile per coltivare i campi e sopravvivere era limitata, la competizione era molto forte, gli aristocratici cercavano di ottenere più beni e più vantaggi per se stessi e il proprio genos, la propria stirpe, trasmettendoli ereditariamente, generando un surplus che naturalmente si traduceva nella povertà per altre persone. E la colonizzazione greca nasce spesso anche su impulso di Delfi, ce lo raccontano alcuni oracoli riguardo ad esempio la fondazione di Reggio Calabria. Dovettero lasciare la propria terra per andare a trovare fortuna altrove, fondando delle colonie. Nel mondo indigeno questo fenomeno, noto come versacrum, aveva un carattere stagionale ed era legato comunque ad altri fenomeni altrettanto rilevanti, che sono quelli della transumanza. Comunque dall'Appennino ci si doveva spostare verso le coste per poter sostentare quanto di più prezioso c'era: la pecunia, i greggi di pecore, le mandrie di buoi, e quindi anche questo idealmente era una transizione. Nel versacrum però non si tornava indietro, si doveva andare verso qualcosa di nuovo e di diverso. Ma i Luperci non hanno a che fare con il versacrum, quindi la forzatura interpretativa che qualcuno ha voluto dare c'entra poco. E quindi solo questo posso dire, ed è vero però quello che avete osservato riguardo la diffusione nelle popolazioni centro-italiche di queste pratiche, che poi avevano come elemento caratterizzante l'avvenire sotto l'insegna di un animale totemico, spesso un lupo, i lucani, gli irpini o anche un picchio, i piceni, diciamo, tanto per fare due degli esempi più frequenti. E guarda caso questi due animali, il lupo e il picchio, compaiono anche associati alla leggenda di Romolo, perché comunque è un luogo di interferenza. Roma era un luogo dove si doveva passare per andare dove? Verso le saline. Ne ho parlato tante volte, ne ho parlato durante i miei viaggi per Roma arcaica con la macchina, quanto fossero importanti per l'economia del tempo. Ancora in tempi relativamente recenti, poco prima di Giulio III, il Papa che ha realizzato Villa Giulia, ci fu a Perugia una terribile guerra del sale, proprio perché i perugini non volevano pagare le tasse sul sale che i papi imponevano in virtù del controllo di saline, che erano quelle che hanno fatto grande Roma a scapito di Veio, proprio subito, perché Romolo la prima guerra la fa contro i veienti, e c'è dietro un movente economico rilevante. Ecco, questo è un caso in cui la tradizione racconta qualcosa di realistico che possiamo riconoscere in luoghi e fatti. Non possiamo dire che si è svolto tutto come ci dice Tito Livio, dicono gli altri, ma ciò che di vero c'è che ci sono delle saline che sono state fondamentali per tanti secoli, se non millenni, che hanno fatto, e che il loro controllo ha fatto la grandezza di Roma. E se non ci sono altre domande, invece forse ne vedo. Allora, Leonardo, per la cronologia, per i latini della serie sono ancora della cultura laziale, sono latini di età storica. Quando dici cultura laziale usi un termine tecnico, anche se non sembra, perlomeno io lo interpreto come termine tecnico, ed effettivamente è giusto. Quello che si vede nella serie è la cultura laziale, cioè è la cultura protostorica dei latini di età storica, un po' come dire per gli etruschi la fase villanoviana, cioè quella della prima età del ferro. E sulla cultura laziale si sono soffermati tanti studiosi. Io sono allievo di Gilda Bartoloni, che ha scritto tanti libri sia sugli etruschi che sui latini,
che vi consiglio di andare a leggere. Uno di questi è su, proprio sulla società, è stato pubblicato nel 2003 e vi dà tanti elementi, considera anche queste tombe, considera tanti contesti laziali, vi dà tanti elementi della storia, della società e della cultura materiale del tempo. Ah, bello il commento di Daniela Attenni, questa non lo sapevo, quindi c'è un fungo armillaria che è collegato alla parola armilla, non lo sapevo, però armilla deriva dal braccio, dal termine anche oggi che c'è in inglese arm, per indicare il luogo dove si indossa, quindi non so se viene prima il fungo o il braccio. Perfetto, allora possiamo chiudere ad 1:15, sapete che le mie dirette sono lunghe, ci vuole grande pazienza, attenzione e forza di volontà per seguirle, però siete rimasti costanti e numerosi tutto il tempo, spero che l'audio sia stato decente. Insomma, il nome di Roma, vi dicevo prima citandovi gli studi di De Simone, accennando a quelli di Prosdocemi, ma sarebbe da chiamare in causa anche il grande maestro della topografia rituale più arcaica, che è Filippo Coarelli, i cui studi hanno sempre saputo intrecciare magistralmente la documentazione letteraria, epigrafica, con le fonti e con la documentazione archeologica, ha fatto riflettere molto in alcuni scritti e anche interventi recenti proprio su quando nasce il nome Roma, quando Roma comincia a chiamarsi Roma. Probabilmente questo è molto relativamente più recente dell'epoca in cui si colloca Romolo. Potrebbe risalire effettivamente il nome al VII secolo, visto che poi nel VI è documentata la tomba etrusca di Orvieto con la famiglia dei Rumelna. E come si chiamava prima Roma? Effettivamente poteva avere vari nomi gli insediamenti che sorgevano, e sono proprio quelli più antichi dei Triginta Populi Albenses, che indicano delle realtà che non hanno dato vita a delle città, ma indicavano gruppi di persone che abitavano in un determinato luogo. Tra questi, quelli che occupano sicuramente il luogo dove poi si sarebbe concentrata Roma, il centro di Roma, sono i Velienses, che infatti nella serie Il Primo Re sono evocati. I Ruminales invece non esistono, è un'invenzione della serie, a partire dal fico ruminale, da Rumia e quant'altro. Quella è una creazione, non esiste il popolo albense dei Ruminales. E però questo, insomma, se guardate la serie senza pensare alle fonti, ha una sua discreta coerenza. Non esiste Roma perché, e questo Coarelli lo dice molto bene, perché esistono delle porte che cingono il Palatino, ve le ho citate prima, la porta romana e la porta ruminale, mi sembra una cosa del genere, adesso l'ho detto prima, ora mi sfugge il nome esatto. Due porte sul Palatino, una verso il foro e una verso la valle dove poi c'è il Circo Massimo e appunto la grotta dei Luperci, il Lupercale. E voi sapete che in ogni città al di fuori di Roma la porta romana indica la strada per Roma, indica qualcosa che sta fuori rispetto al luogo in cui noi ci troviamo. Quindi evidentemente c'era un qualcosa che si chiamava Roma che era fuori da quelle porte. E cosa c'è fuori da quelle porte? Il Tevere, il fiume, che è il punto di riferimento geografico più rilevante. E se è vero, come dicono diverse fonti, e vi dicevo che la cosa viene valorizzata già nell'Ottocento da un epigrafista insigne tedesco che si chiama Korsen, se il nome del fiume più antico è Rumon, allora quelle porte indicano il fiume, tant'è vero che una di queste porte prenderà poi il nome di Flumentana, cambierà il suo nome successivamente, diventerà la porta del fiume. Vuol dire quindi che c'è una realtà in cui Roma ancora non esiste, ma esiste il fiume. Quando Roma nasce e acquisisce coscienza di sé, prende il nome del fiume e Romolo prenderà il nome
da questo fiume, indipendentemente da Lupe, prostitute, Faustolo, Larenzia, Rumia e quant'altro. E un altro elemento interessante di questo discorso è il luogo archeologico più famoso che conosciamo, i fori. Questo termine fori, non so se ci avete mai riflettuto, è collegato a una parola che usiamo, fuori. Vuol dire qualcosa che è fuori rispetto a un qualcosa che è dentro. I fori quindi erano fuori dalla città, all'esterno delle mura, nella fase più antica. E così vengono chiamati per indicare una loro posizione geografica rispetto a qualcosa, e poi diventano per eccellenza il luogo di riunione, il luogo pubblico nel quale si svolgono gli affari dei romani. Ma questo indica una stratificazione toponomastica, logica e rituale profonda che rimane imprigionata nei nomi. Quarelli aggiunge anche un'altra riflessione: i romani definivano le vie come quelle che erano fuori dal centro urbano, la via Salaria, la via Campana, la via Appia, la via Latina. Le vie interne si chiamavano Vicus, Semita, Clivus, mai via. E guarda caso, intorno al centro di Roma, ci sono delle vie, come la via Sacra, che quindi per definizione è una via esterna ad un'idea di abitato che è molto primitiva. Diciamo, io ritengo che queste osservazioni fatte da uno dei più grandi topografi che abbiamo mai avuto, ma anche un grande conoscitore di tutte le fonti letterarie relative alla topografia di Roma e non solo, siano estremamente logiche, fondate e comunque ci aiutano a capire quella che è la realtà dietro al mito. Probabilmente la serie di Rovere non fa lo stesso, però quando dico che un suo grado di attendibilità lo ha, è perché insomma qualcosa anch'io ho letto e conosco. Quindi insomma continuate ad essere critici, perché vi fa bene, magari un domani vi ritrovate voi consulenti di Rovere o di altri, però fatelo per favore con metodo e cognizione di causa. Allora, abbiamo molti appuntamenti la prossima settimana online. L'intervallo Etru, che so che vi è molto piaciuto, sono solo 10 minuti a mezzogiorno di martedì. Probabilmente martedì avremo un altro appuntamento sul quale però non posso ancora esprimervi. Presto rilasceremo una serie di video registrati, quindi un po' più curati rispetto a queste dirette fatte con insomma i mezzi che abbiamo a disposizione e la linea che riusciamo ad avere. Una di queste, ve lo posso anticipare, è dedicata a Villa Poniatowski. Non mi avete mai sentito finora parlare di Villa Poniatowski. A Villa Poniatowski sono conservati in 10 sale materiali straordinari dell'Umbria e proprio del Lazio Umvetus. Vedrete quindi delle tombe di quel mondo latino evocato dalla serie Romulus, rapidamente illustrate, anche se un video consistente in lunghezza. E poi ci sono altri appuntamenti in programma dedicati al restauro, e la prossima settimana di nuovo ci incontriamo per commentare insieme i vostri commenti e quello che emergerà negli episodi di Romulus di Sky che potrete vedere domani, venerdì. Allora, grazie per avermi seguito con attenzione. Siete sempre così appassionati e numerosi, e anche cortesi e gentili e mai offensivi. Vi ringrazio. Sapete che insomma alcuni di questi video sono frequentati dai nostri amici eredi dei Pelasgi, che non sono così buoni come lo siete stati voi stasera. Un saluto, grazie a Francesca Montuori, grazie a Luca Mazzocco e Anna Tanzarella, che come sempre mi hanno aiutato in questa diretta. A presto.